Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 9 marzo 2023. Facciamo una premessa di fondo, io non sono d'accordo con la scelta di Aurora Tropea di tornare a Uomini e Donne. Al suo posto, dopo le cose gravi accadute e dopo la zero tutela nei suoi confronti nella spiacevole vicenda che l'ha coinvolta, per chi non ricordasse cosa è accaduto è possibile cliccare qui, non sarei tornata. Detto questo, comunque, ciò che si sta verificando in quello studio da quando lei ci ha rimesso piede è tremendo, semplicemente tremendo. È come se le avessero sguinzagliato i cani addosso, tutti messi lì ad attaccarla, a deriderla, a recriminar le cose, e lo fanno con un atteggiamento da bully, da gang. Con un linguaggio che va oltre l'accettabile. Adoro Tina Cipollari, si sa, ma se pesta un merda ne pesta un merda ne, e oggi l'ha pestato bello grosso quando ad Aurora ha detto addirittura mi fai schifo come donna, ma davvero siamo a questo livello? E nessuno che redarguisca di fronte ad un'uscita del genere? E nessuno che, in fase di montaggio, magari opti per cancellare questo momento orrendo? E Armando Incarnato che vince la sfilata, e anche su questo c'è da parlare, ma lo faremo tra poco, e ha come primo pensiero quello di provocare e sfottere la Tropea che non ha impedito la sua vittoria nonostante gli abbia dato come voto 4? Vogliamo parlare delle cose gravi che vengono recriminate ad Aurora? Parliamone. Le cose gravi sono aver parlato male del programma e aver dato le anticipazioni a qualche paginetta del web. Bene, ottimo. Capirei la stizza se la Tropea, nonostante questi gravissimi reati a lei contestati, si fosse introdotta furtivamente agli Helios e si fosse appropriata con la forza di una seggiola trasparente del parterre. Ma invece, flash news, se Aurora sta lì è perché la redazione le ha telefonato e l'ha invitata, o ha telefonato lei e la redazione ha accettato. Non so chi abbia fatto il primo passo ma non cambia la sostanza, e se la sacra Reda le ha dato il lasciapassare per tornare. Pur conoscendo benissimo le onde tremende che si porta sulle spalle, io direi che Armando, la Galgani, la Cipollari e compagnia bella, devono farsene una sacrosanta ragione. Cioè è ridicolo ringhiare addosso ad Aurora perché ha parlato male del programma, quando evidentemente a chi dirige il programma stesso questa cosa non pesa così tanto visto che l'hanno fatta tornare. Statece, belli miei. O al massimo prendetevela con i piani alti, se avete il coraggio. Ma no, non lo avete, più facile accerchiare e abbaiare ad addosso ad una persona che non ha poteri. Io comunque resto allucinata, davvero, perché l'atteggiamento dell'attacco in branco mi fa orrore a priori. Anche se attuato nei confronti di chi ha torto marcio, ma attuarlo per giunta verso una persona che nella vicenda incriminata era vittima, a me fa davvero salire il sangue al cervello. Incredibile ma vero, gli unici interventi sensati oggi li ha fatti Gianni Sperti che non solo ha affermato che non ha più senso attaccare Aurora a priori, in realtà lo aveva fatto lui stesso mezz'ora prima. Ma faremo finta di niente, e sarà giusto criticarla solo per eventuali cose sbagliate che farà da ora in avanti. Ma tra l'altro è stato l'unico a sottolineare quanto ridicola sia stata la vittoria della sfilata da parte di Armando che ha recitato un monologo, che peraltro mi segnalano essere di Edoardo De Filippo. Perdonali Edoà, che non rappresenta minimamente ciò che di lui abbiamo visto e non ricordo manco più quanti anni di trasmissione. Che fuori da quel contesto l'incarnato possa essere la persona migliore del mondo, che sfama i poveri e dà da bere agli assetati, non lo metto in dubbio, e se è così sono felice per lui. Ma noi commentiamo ciò che le persone ci mostrano dentro la trasmissione, e tutta questa profondità d'animo ogni volta che attaccava le dame con cui aveva una frequentazione io non l'ho percepita. Per non parlare del fatto che dopo tutto sto momento cuore tutta questa lode a se stesso e alle sue qualità umane. Esattamente dopo 5 secondi era pronto a saltare alla giugulare della Tropea. Non mi sto volutamente soffermando sul fatto che durante la performance sembrasse uscito dal cast di Mare Fuori, con quell'occhiale da sole e la postura malandrina che faceva tanto a Picnata Sigarette. Vabbè dai, lasciamo stare, manco l'ironia mi va di fare oggi. La cosa che mi sconvolge, comunque, non è tanto Armando, sono le dame che gli danno 10 e si commuovono pure. Io, davvero, alzo le mani e mi dichiaro inerme di fronte a tutto questo.
Anche perché sempre loro, le signore del parterre, al secondo posto hanno messo Silvio. Sì, lui, Silvio. Sì, quello del petting, quello che vuole leccare le ascelle e succhiare le dita dei piedi. Proprio lui che ha sfilato con un pantacolanto attillato che ha mostrato il suo inquilino del piano di sotto anche a chi mai avrebbe voluto vederlo nella sua vita, eccomi. E che ha provocato un azzeramento della mia libido da qui a tempi indefiniti. Le carampane del parterre l'hanno messo secondo. Cioè, ma voi capite di quali persone noi parliamo ogni giorno? Capite che sprechiamo energia per premere i tasti sul telecomando o sullo schermo di un cellulare o la tastiera di un PC? Per parlare di gente che dà 10 ad Armando e considera figo il ciucciatore di Alluci. Video della puntata, puntata intera la sfilata di Riccardo perché devi scegliere me, la sfilata di Ivan perché devi scegliere me, la sfilata di Silvio perché devi scegliere me, la sfilata di Giuseppe perché devi scegliere me, la sfilata di Alessio perché devi scegliere me, la sfilata di Claudio perché devi scegliere me, Desdemona, Claudio con te chiusa, la sfilata di Dario perché devi scegliere me, la sfilata di Antonio perché devi scegliere me, la sfilata di Valerio perché devi scegliere me, Gianni, il monologo di Armando. Bello, ma... Muzica pus cu rapu și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbința, ajung la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Dumere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut, pe scurt, de la un...